Buongiorno, buona domenica a tutti. In questa domenica del tempo ordinario, la dodicesima domenica, siamo invitati a continuare il cammino di Marco e in particolare a riflettere sul tema della fede, della speranza, che noi dobbiamo imparare a riporre in Gesù e nel suo camminare con noi. In particolare ascolteremo nel Vangelo il viaggio sulla barca, nella tempesta, dove ci sono gli stessi discepoli che chiedono a Gesù di intervenire per sospendere questo evento che li sta mettendo in difficoltà. Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era già piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu una grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Il brano evangelico di oggi che abbiamo appena ascoltato è in continuazione con le letture di queste domeniche, ci guida attraverso quel percorso che Marco ci sta facendo compiere come i discepoli, attraverso la scoperta di chi è realmente Gesù, quel cammino che culminerà al capitolo ottavo con la grande domanda di Gesù: «Chi credete che io sia?». Un cammino che l'Evangelista pone a tutti noi per cercare di scoprire la propria fede, il proprio essere discepoli in Cristo, in quello che sono le situazioni della quotidianità. La scena di oggi si svolge sul lago di Tiberiade, dove Gesù ha chiesto ai suoi discepoli di intraprendere un viaggio di notte, un qualcosa di insolito, perché tutti i pescatori di quella zona sanno che la notte, oltre che essere buia e anche pericolosa, spesso è foriera di queste situazioni di difficoltà, dove la tempesta può cogliere i pescatori e può metterli in difficoltà. I discepoli si affidano totalmente a Gesù e seguendo il suo comando si imbarcano e procedono verso l'altra riva. Una scena che non c'è nuova, perché è spesso commentata e spesso rappresentata in molti quadri, molti dipinti che ornano le nostre chiese e su cui spesso siamo noi stessi incuriositi per questa situazione un po' paradossale, dove abbiamo i discepoli che non riescono a governare la barca in preda alla tempesta e questo Gesù che è addormentato sui cuscini, sereno, senza che non sembra essere distratto da quello che sta accadendo attorno a lui. Una scena che si chiude con gli stessi discepoli che si domandano chi sia questo Gesù dopo averlo svegliato, se dalla tempesta con la sola sua voce, un Gesù che sembra esprimere quella potenza di Dio che il popolo Israele stava cercando, un Dio che potesse intervenire e mettere a posto un po' tutti i problemi, un Dio che si sveglia e che comanda sulla natura stessa, se dalla tempesta e con la sola sua imposizione riesce a far riportare la normalità in questa situazione. Questo Dio a volte credo che sia un po' quel Dio che tutti noi speriamo di incontrare, no? Di avere un Dio che sia quello giusto, sia quello che può tutto, sia quello che intervenga nella mia vita per risolvermi tutti i problemi e quindi possa aiutarmi in tutte quelle situazioni di difficoltà al lavoro, in famiglia, con i propri amici, con quelle situazioni di fronte alla malattia dove non sappiamo cosa fare. Un Dio che spesso a cui ci rivolgiamo e spesso chiediamo di poter risolvere le nostre fatiche al posto nostro. Ma il senso profondo di questo Vangelo non è riposto
in questo modo di rappresentare Dio, anzi, vuole rappresentare qualcosa di diverso, vuole portarci oltre quella sensazione di un Dio onnipotente, che sicuramente è il nostro Dio, ma che ci chiede un atto di volontà, ci chiede una risposta di fede, potremmo dire in maniera più corretta, un affidarci a Lui in una maniera che non sempre è facile, perché come discepoli possiamo essere pronti a metterci in cammino sulla Sua parola, come discepoli possiamo affidarci a Lui anche se dubitiamo che sia la scelta più corretta per noi. Magari la nostra esperienza ci porta a dire potremmo far diversamente. Ecco che anche noi, di fronte a queste situazioni, anche noi che crediamo che ci siamo messi in gioco con la nostra vita cercando di seguirlo, vogliamo da Dio delle testimonianze più profonde. Vogliamo che possa rispondere alle nostre domande, che sia presente e che ci manifesti tutti i giorni la sua paternità. Credo che al centro di questo Vangelo possiamo mettere quelle due domande che rivolgono i discepoli a Gesù, svegliandolo, chiedendo a Lui di intervenire perché si sentono perduti. E la risposta di Gesù, che sembra voler orientare la loro fede a qualcosa di diverso. Che cosa volete? Perché mi state svegliando? Perché non avete fiducia in me? Ecco che Gesù cerca di mostrare a questi discepoli che sono in difficoltà perché la tempesta è un luogo pericoloso, di notte, al buio, sul mare. Tutti i simboli che nella Bibbia rappresentano l'uomo che è perduto, l'uomo che è lontano da Dio, l'uomo che è in difficoltà. Ecco che in questo frangente Gesù chiede ai discepoli di fare un passo in una direzione diversa. Una direzione non alla ricerca di un Dio onnipotente che può tutto, ma alla ricerca di un Dio affidabile, un Dio che è presente nella nostra vita, un Dio che non ci vuole rivelare il misterioso disegno della sua creazione, un Dio che però ci chiede di affidarci a Lui e di essere sereni di fronte anche nelle difficoltà, perché è sempre con noi. Il suo essere presente non è distrazione, non è il non pensare ai discepoli, ma chiede ai discepoli di avere fiducia in Lui. Quante volte nella nostra vita, le nostre ansie, le nostre paure, il nostro voler dire a Dio come deve essere la nostra realtà, ci porta a chiedere a Dio cose che non sono parte del suo disegno, sono la nostra ricerca di felicità, ma una felicità che noi stessi disegniamo e che non è quella che Dio ha disegnato per noi. In questa risposta è racchiuso un po' il senso di tutto questo Vangelo, un senso che richiama in maniera profonda anche la prima lettura che è presa dal libro di Giobbe, una fantastica storia che racconta la vita di quest'uomo che è provato nel fisico, provato nelle intenzioni di fronte a Dio e che fa fatica a mettersi di fronte a Dio come colui che accetta questo misterioso disegno. E da contraltare potremmo dire che a questa figura, che è quella di Giobbe, che stenta a credere, stenta ad accettare questo disegno di Dio nella propria vita, possiamo mettere Maria, colei che nel silenzio ha custodito nel proprio cuore ciò che stava vivendo, l'annuncio dell'angelo, che ha seguito Gesù nel suo cammino, l'ha seguito senza intervenire, senza fare quello che tutte le madri oggi farebbero, cioè cercare di difendere il proprio figlio. Maria, che stava sotto la croce con quella fede di chi, pur vedendo il proprio figlio ingiustamente crocifisso, sapeva che tutto ciò stava accadendo non per il bene di Gesù, ma per il bene dell'intera umanità. E quindi si affidava a Gesù quale vero figlio di Dio. E con questo credo che anche noi dobbiamo imparare a leggere la nostra vita in una maniera un po' diversa, imparare a pregare fidandoci di Dio e affidando le nostre fatiche a Lui, Lui che è sempre presente, con la custodia, con la cura, con la dolcezza di un padre che vuole accompagnarci nella nostra vita, non ci lascia mai soli. Buona domenica a tutti e buona
e buon cammino in questo tempo ordinario.